Dobbiamo congratulazioni, dobbiamo anche la insegna. Taglio del nastro sabato mattina per la nuova sede del giudice di pace di Agropoli. I nuovi uffici saranno ospitati nei locali di proprietà comunale ubicati al secondo piano della palazzina polifunzionale di via Pio X, al centro della città. Noi abbiamo voluto fare questo sforzo, assumere questo impegno che poi è diventato un dovere proprio per ancorare l'ufficio del giudice di pace ad Agropoli e scongiurare un'eventuale soppressione che ovviamente diventa molto difficile nel momento in cui il Comune ha messo a disposizione del Ministero della Giustizia un immobile di 530 metri quadrati, dignitoso, logisticamente perfetto, posto al centro della città. Quindi con questo trasferimento di ufficio e con questa messa a disposizione si dovrebbe scongiurare, io dico, quasi matematicamente la soppressione, però siamo in Italia, quindi tutto quello che sembra logico, normale, giusto, a volte diventa non logico e quindi però ecco, sarà un po' difficile penalizzare la nostra città con la soppressione, avendo a disposizione il Ministero un ufficio gratuitamente. Sindaco, cambierà qualcosa anche dal punto di vista del piano della viabilità, visto che comunque ci troviamo nel centro cittadino, alla destra c'è la posta, alla sinistra il nuovo ufficio del giudice di pace, quindi potrebbero crearsi poi degli ingorghi lungo la strada principale che attraversa Agropoli? No, assolutamente, in prossimità del giudice ci sono centinaia di posti auto, anzi laddove era posto prima non c'erano parcheggi, si creavano problemi di auto in doppia fila, un pericolo, tenuto conto che su quella strada oggi viene riversato tutto il traffico della variante alla statale 18, ancora chiusa per un senso di marcia, quindi è tutto migliorato, non ci sono problemi. Effettivamente, per fortuna, l'impegno profuso dall'amministrazione comunale, dal sindaco e anche dal presidente del tribunale, nonché mio, ha evitato sia l'accorpamento all'ufficio del giudice di pace di Vallo della Lucania e quindi abbiamo poi trovato questa soluzione del trasferimento in questa struttura che è bellissima, al centro del paese, quindi molto più fruibile da parte dell'utenza, sia avvocati che cittadini. Questo significa che per il prossimo futuro il rischio chiusura è completamente da mettere da parte? Ma io penso proprio di sì, che non ci siano più problemi, perché il comune di Agropoli tra l'altro è stato uno dei primi comuni d'Italia ad accollarsi le spese del funzionamento del giudice di pace. Già il primo a fare anche la domanda proprio quando è stata pubblicata la legge. L'unico comune insieme a quello di Bagheria in Sicilia. Poi successivamente diciamo, i sindaci si sono un poco mossi e hanno diciamo, evitato anche altri uffici per l'accorpamento. Però per quanto riguarda noi penso che non ci dovrebbero essere più problemi.